Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale, seduta consiliare del 7 novembre 2015. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? All'unanimità. Secondo punto. Ratifica delibera di giunta comunale numero 168 del 24/11/2015, variazioni di bilancio, esercizio finanziario 2015, la parola al responsabile dell'area finanziaria. Stacca un attimo questa cosa. È la ratifica della variazione di delibera di giunta municipale numero 168, che è una variazione che è andata, diciamo, a sistemare alcune situazioni legate, diciamo, soprattutto dalla parte uscite, che sono stati fatti degli spostamenti tra gli stanziamenti di bilancio dal lato dell'uscita. È stato riportato qualche aggiustamento e qualche sulla parte dell'entrata. In più è stato riportato l'entrata, diciamo, quella relativa al mutuo che è stato preso per liquidità dell'ultima tranche che la Cassa Depositi e Prestiti ha erogato al Comune, e da questo punto di vista, diciamo, gli equilibri sono stati rispettati e quindi dovremmo procedere fino a fine anno, almeno ad oggi, senza alcun tipo di problema. Vabbè, io dico sempre con l'alea del dubbio, per cui diciamo che la situazione almeno al momento dovrebbe procedere in una situazione di equilibrio, non ci sono situazioni di squilibrio in previsione. Tutto qua. Poi negli atti c'era tutto il dettaglio legato a quello che è stato apportato, ma la maggior parte della variazione è legata più che altro ad aggiustamenti sul lato delle uscite che non sul lato delle entrate. Posso? In effetti una variazione di bilancio fatta a questa data dell'anno proprio contabile, è ovvio che si tratta di una ripulitura dei capitoli e delle piccole o medie eccedenze delle entrate e delle uscite. E volevo solo un chiarimento, questo tanto per i 467.000 euro, che ovviamente sono la parte, diciamo così, maggiore della variazione. E dato che del campo sportivo e dell'impegno con l'Istituto di Credito Sportivo ne avevamo già parlato nella sede delle opere pubbliche, quindi abbiamo già chiarito tutti i passaggi. E questi 467.000 euro qui non è specificato, lei mi dice che è una terza tranche della Cassa Depositi e Prestiti riferita, sì, all'anticipazione di cassa? No, è riferito al, diciamo, per saldare, hanno previsto, visto che gli enti sovracomunali tardano e ritardano nell'erogare quello quanto spetta ai comuni, sì. Questo quindi era quello per è una tranche la cassa, è sempre legata al decreto 35 che si protrae nel tempo. Sì, perché mi aveva un po' inquietato la differenza fra il precedente, diciamo, fra i 72.000 euro stanziati inizialmente, sì, e no, 467. Il discorso è legato più che altro, è sempre il decreto 35 che si riproporrà, ma penso che si riproporrà anche nel 2016 relativo al 2015, perché poi quindi il problema è che ritardo la regione sta in ritardo perché ha chiesto un'anticipazione al MEF di alcuni miliardi. Lo so. Quindi gliel'hanno sbloccata adesso, in questo fine anno. Quindi noi ci dovrebbero saldare per fine gennaio. Benissimo. Questo no, era questo per una chiarezza di documentazione, perché nel breve. Un trasferimento, diciamo, di situazioni che si ripercuote dal Stato centrale, Regione e poi i comuni, perché poi il problema è quello. Quindi questo, certo, decreto 35 ormai è diventata... Lo sappiamo. Diciamo, questo è solo un escamotage tecnico. Per allungare il debito, esatto, nei prossimi 30 anni. Per rimandare il debito ai prossimi 30 anni. Questa purtroppo è una realtà che condividiamo con tutti gli altri comuni, quindi come si dice non abbiamo altro da non dire. C'è solo da prenderne atto, io dico, perché a questo punto è solo spostare il debito alle future generazioni. Poi fino a che non ci sarà una situazione probabilmente economica molto più florida, e quindi darà modo poi
sia all'economia reale sia ai comuni di avere di una ripartire. Questo è. Esatto. Volevo ovviamente, in coerenza con quanto già espresso con tutte le altre proposte di bilancio, mi corre l'obbligo. Volevo accennare solo una piccola battuta, voglio sperare che questa amministrazione si differenzi dalla precedente e non rimandi al dopo elettorale il consuntivo del 2015 e il preventivo del 2016, perché offrirebbe un bel dibattito d'aula, va bene? Faccio leva sul, come si dice, sull'orgoglio di questa amministrazione. Sta capitando un po' troppo spesso negli ultimi tempi che la ringrazio, però la realtà qual è? Che la ringrazio perché al ragioniere, il nostro responsabile del settore economico e finanziario, abbiamo già chiesto di predisporre gli atti per il bilancio previsionale del 2016, tant'è che stavamo aspettando appunto quest'ultima modifica di questa abolizione della TASI, proprio ieri ne parlavo con lui, perché viene abolita la TASI sulla prima casa, ma stamattina ancora non è chiara la compensazione dell'abolizione, cioè i 500 circa mila euro di incasso che l'amministrazione comunale ha dalla TASI sulla prima casa, lo Stato ancora non ci definisce come dovranno essere rimborsati o se ci sono delle misure di introito diverse. Tant'è che nella chiacchierata che abbiamo fatto immaginiamo di predisporre un bilancio con un fondo in entrata a vincolato e in uscita altrettanto vincolato sul pari valore della TASI, è un modo per tutelare l'ente indipendentemente da quella formula di entrata fino a che lo Stato non ha fatto, e al contempo anche fare il consuntivo proprio perché è un modo appunto per chiudere quello che è un percorso quinquennale che questa amministrazione ha fatto. E quindi mi auguro nel breve giro, nell'ambito delle potenzialità che i miei uffici possono avere, possiamo andare a provare sia il previsionale 2016 sia il consuntivo 2015. Visto che ne ereditammo ben tre dalla precedente amministrazione, credo che sarebbe un bel segno di distinzione. Favorevoli? Contrari? Una contraria. Solo... Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Terzo punto. Applicazione canone concessori non ricognitori, istituzione ed approvazione regolamento. La parola? Al ragioniere. Lui ha indicato. Applicazione canoni concessori non ricognitori, istituzione ed approvazione dell'entrata e quindi del relativo regolamento che andrà in vigore dal 1 gennaio 2016. I canoni concessori non ricognitori sono regolati dal codice della strada articolo 27,5, 7 ed 8 e riguardano, non va a gravare, chiamiamo questa entrata patrimoniale perché è un'entrata patrimoniale, non va a gravare sui cittadini ma va a gravare su quelle che sono le utility. Le utility intesi come Enel, Italgas, via Telecom e via dicendo, per l'occupazione che loro fanno sul sedime stradale, sottosuolo e soprasuolo, quindi compresi i pali, i fili, eccetera, eccetera, e addirittura comprese le, tipo la Telecom ha delle centraline, quindi anche rispetto a quello, dove il comune può chiedere, in base a una tariffa che viene approvata ed applicata, diciamo in base a una concessione che andrebbe rilasciata per l'occupazione, può chiedere diciamo il relativo pagamento. Questa nasce con la riforma del codice della strada, però è stato un dibattito molto lungo, in effetti in delibera riportiamo una serie di sentenze sia della Corte della Cassazione sia del Consiglio di Stato, nonché le ultime ordinanze del Consiglio di Stato che sanciva che i comuni potevano incassare queste somme e che quindi potevano istituire il canone concessorio non ricognitorio. E l'emblema è stato il comune di Polistena, addirittura è stato quello che ha portato avanti tutta questa procedura fino ad arrivare al 14 luglio di quest'anno a chiudere diciamo tutto il concetto e la situazione. E quindi si è ritenuto, visto in mancanza di altre entrate che il comune non ha, di procedere all'istituzione di questa nuova entrata patrimoniale e di
redigere il regolamento e stabilire quelle che ne sono le tariffe con tutte le autorizzazioni concessorie, perché fino ad oggi però l'autorizzazione, che è un'autorizzazione concessoria per l'occupazione, sicuramente, ma qui, ma come in tutti gli altri comuni, probabilmente ci sono le autorizzazioni, forse quelle fatte nel tempo non ci sono, quindi si regolarizza anche questo tipo di situazione. Quindi io ritengo che sia un passo avanti per il Comune, che va ad avere un'ulteriore entrata che non va a gravare direttamente sulla cittadinanza, diciamo in maniera esplicita. Ovviamente sono 28 articoli, mi sembra, poi lì c'è cioè, tutta la tipologia di come... È stata una splendida lettura amena natalizia, le posso assicurare. La ringrazio per la tempestività, comunque. Comunque, la mia unica, più che obiezione, è una richiesta, diciamo così, di chiarimento. E, ovviamente, essendo questa legge stata promulgata, questa, diciamo così, da cui nasce questa possibilità di applicare gli oneri concessori non ricognitori nel 97, si capisce che, essendo stata applicata dalla maggior parte dei comuni negli ultimi 3-4 anni, c'è stato un dibattito sulle congruità e sulle tipologie di applicazione. Sì. I TAR hanno dato torto ai comuni, esatto. Ma soprattutto il TAR della Lombardia, per esatto. Questo è intervenuto, mentre la Cassazione da un punto di vista civilistico ha dato sempre ragione, i TAR davano torto ai comuni, il Consiglio di Stato poi è intervenuto su questa materia e poi quest'anno a luglio con una serie di ordinanze che ho richiamato. Ha sancito la definitiva debenza del tributo. L'unico, vado oltre, l'unico diciamo occupazione che sta fuori sono le famose, è la fibra ottica. La fibra ottica ancora non è regolamentata. Non è regolamentata, ma non va sicuramente tassata, perché fa parte dello sviluppo Salva Italia, legata a quella legge lì. Di conseguenza la fibra ottica sicuramente sarà fuori da questo, verrà privilegiata. Quindi poi qui i comuni, io mi sembra, abbiamo messo 5 euro a metro lineare, poi c'è chi... Coerente con tutti gli altri... No, perché ci sono comuni che hanno applicato 8, Polistena che è stato il primo 8, sì, un comune però la su Segrate media... mi sembra 8. Oggi in Italia sono un centinaio di comuni che l'hanno applicata, quindi qui nel Lazio sono 6, 7, 8 comuni, uno dei primi è stato Pomezia tra l'altro. E quindi... Ovviamente è un nuovo sistema per cercare di avere delle entrate che non vadano a ricadere sui cittadini, certo. Questo è il discorso. A me manca l'allegato 3, che è quello dei coefficienti di valutazione economica, ma non è una colpa, è una mia carenza, diciamo così, perché non ho richiesto bene la documentazione. Sì. Però non è nella mia, diciamo, analisi, non è necessario parlarne, perché immagino che la valutazione economica sia stata fatta, ho visto confronto con altri comuni, quindi è sufficiente come cosa. Ho un dubbio solamente sul fatto di mantenere esenti le altre forme di occupazione, perché giustamente lei sottolineava che questo tipo di canone, che è un canone patrimoniale, quindi va... eccetera. Esatto, perché noi l'abbiamo regolamentato ma non lo applichiamo. Esatto, ora io tutto quel chiosco qui fuori potrebbe pagarlo, però l'abbiamo messo in regolamento per completezza. Tutto ma non questo viene non applicato. So se legalmente però pregiudica, questa è una mia cosa. È una prerogativa dei comuni, dove poi, per esempio, se andiamo nei comuni, le faccio un esempio, se andiamo nei comuni, quelli della costiera amalfitana, lì, essendo un comune a alta rilevanza turistica, pagano tutti, sia la TOSAP o COSAP, e pagano il canone non ricognitorio, perché uno può escludere, siccome è una potestà del comune, può escludere o addirittura determinare un'entrata patrimoniale propria, quindi a quel punto le esenzioni, riduzioni o addirittura il non far pagare diventa una priorità del Consiglio Comunale e quindi della gestione proprio dell'amministrazione. Noi per completezza di regolamento l'abbiamo messa tutta, però ovviamente la volontà dell'amministrazione è quella di non andare a penalizzare i pochi operatori economici del posto che dovrebbero pagare, diciamo, l'occupazione, dico il chiosco qui fuori per fare un esempio. Se lei mi conferma la legittimità della cosa, sì, ovviamente sì. Non dubito. No, ma su questo... mi sembrava semplicemente che forse si poteva fare, guardi, un primo regolamento... Io le posso dire una cosa, che io su questa materia sono 10 anni, io personalmente, che mi dibatto, perché io lo sostenevo 10 anni fa e tutti mi dicevano che non era possibile.
uscite queste, poi io certo. È stata una conferma di quello che avevo sempre supposto. E l'ultima quindi, cosa che le chiedevo è questo: siccome noi applichiamo la COSAP, ovviamente l'altro sì. Canone di occupazione, e leggevo che va detratta una quota. Va detratta la quota della sì, ma la COSAP è talmente irrisoria per chi diciamo la Telecom, talmente irrisoria che detrarre quello è veramente poca cosa. Benissimo. Il discorso è che su, io dico, faccio l'esempio dei 1.000 metri di linea, se passano 3 utility, sono 3.000 per 5 euro, uno poi tira fuori 15.000 euro, quindi no, per ogni chilometro certo. Sono 15.000 euro d'entrata, quindi... No, non ho altro da certo, aggiungere, chiarito questa sul bilancio andrà messo in via presuntiva in entrata fino a che non abbiamo il quadro completo, però ovviamente potrebbe diventare un'ulteriore entrata in più per il comune, visto... pure la questione Tasi, visto pure tutta una serie di altre questioni. Anche se poi lei aveva detto già nella precedente discussione di bilancio che sulla COSAP state facendo un'azione di verifica per quando tutto. Riguarda le sanzioni dei canoni, perché almeno quello per sì. Onestà di legge è dovuto, sì, perché sì, se no ci inneschiamo in un sì, meccanismo sì, di conflitto. Con questo meccanismo andiamo addirittura a un ulteriore controllo, perché con questo meccanismo si può fare un ulteriore controllo e vedere chi anche non ha la concessione, però... è passato utilizza. Nel tempo con condutture o figli o quello che sia, e quindi perché se non ha la concessione poi non ha nemmeno tra l'altro pagato la cosa, quindi infatti, è un doppio risvolto. Esatto, è l'occasione per è verificare l'occasione anche per quello. Fare pure questa un'ulteriore verifica dopo quelle che stiamo facendo. Che ti mancava i dati dell'allegato 2, te li do al volo. Ah, centro urbano e non centro e fuori centro urbano. Sono i due la divisione in questo senso. Io dico io. Mi mette in evidenza 5 euro a metro lineare per quanto riguarda le condutture. Questa diciamo che è un modo per avere una formula di entrata per non gravare su quelli che sono i cittadini, ma al contempo poter beneficiare da queste grosse utility che sull'ente comunale hanno dei benefici di avere delle entrate. Questo è lo scopo di questo regolamento, la finalità nostra sarà quella, non andare a gravare ulteriormente i cittadini o le attività imprenditoriali locali di ulteriore tassazione. Votiamo. All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno. All'unanimità. Sospendiamo un attimo. Facciamo una richiesta di sospensione del Consiglio per 5 minuti perché devono fare una verifica all'ufficio. La metti a votazione. Votiamo per la sospensione. Favorevoli all'unanimità. Per cortesia, Walter Anna Maria. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio in Via della Libertà e contestuale adozione della variante al piano regolatore generale. La parola a Federico Lupi. Allora, sì, si tratta dell'approvazione di questo progetto preliminare e niente, c'è la necessità di portarlo in Consiglio Comunale perché a differenza degli altri, diciamo, progetti che in genere vengono approvati con determina del responsabile del procedimento, in questo caso questa opera pubblica, questo investimento richiede, non ha la conformità al piano regolatore generale, quindi richiede un passaggio in Consiglio Comunale previa adozione. E poi i tempi per l'ottenimento dell'ok urbanistico, quindi del nulla osta urbanistico, sono snelliti ai sensi della legge 38 del 99 e prevedono 45 giorni dal momento in cui si fa la controdeduzione, 45 giorni di esame della provincia di Roma, ora area città metropolitana di Roma Capitale. Questo progetto prevede un investimento pari a, previsto ovviamente, poi ci saranno le economie di gara, pari a circa 158.000 euro e prevede in Via della Libertà la realizzazione di un parcheggio a raso
con la realizzazione di un marciapiedino a raso e di 17 posti auto con relativa urbanizzazione, quindi pubblica illuminazione, caditoie, fognature per la raccolta delle acque meteoriche e nient'altro. Diciamo che questa è una seconda stesura, è da tanto tempo che penso i cittadini sentono parlare della realizzazione di questo parcheggio. Questa è una seconda stesura che si è resa necessaria perché al fine di evitare un iter espropriativo che è molto complesso e lungo e si incorre sempre in possibilità di ricorsi al TAR da parte dei privati che sono gli espropriati, i futuri espropriati, l'amministrazione comunale in questo periodo ha esercitato diciamo una moral suasion, anche una collaborazione con i cittadini interessati all'area d'esproprio, prevedendo rispetto al progetto originario una diciamo, riduzione dell'area da espropriare per una fascia che non è più di 22-23 metri, mi sembra, ma vado a memoria, 17-18 metri. Quindi questa diciamo, dialettica che è intercorsa tra i cittadini privati e l'amministrazione comunale è andata a buon fine e ha raggiunto l'obiettivo, quello insomma che i cittadini privati insieme all'amministrazione si sono accordati per una cessione bonaria, evitando insomma tutto l'iter espropriativo, che è l'iter che allunga enormemente i tempi di realizzazione di un'opera pubblica. E niente, ci tengo a sottolineare che questo è un impegno preso con i cittadini, è da tempo che è stata annunciata la possibilità di investimento in quest'area e in un'area che è assolutamente carente di non solo di parcheggi ma di opere di urbanizzazione sulla viabilità. Infatti la Libertà è molto stretta, non ha marciapiedi, non ha parcheggi, anche l'intera area dietro è fortemente satura, densamente urbanizzata, densamente edificata, e è un'area prevalentemente, parlo di via dei Savelli, tutta l'area dietro lì al Cocchio, è un'area che è assolutamente carente di queste opere di urbanizzazione. Con questa piccola opera non pensiamo di poter sistemare tutte le problematiche relative a quell'area, però crediamo che possa essere un piccolo segnale per andare a migliorare la vita dei cittadini. È un parcheggio che poi può anche portare col tempo a una riqualificazione di quell'area. Stante il riconoscimento ovviamente dell'utilità dell'opera, perché un parcheggio a via della Libertà penso che erano anni che, nonostante che il nostro paese sta diventando un florilegio di parcheggi, però mi fa piacere, questa è una zona che comunque ne era evidentemente carente. Mi chiedo se però nell'ottica della riduzione dei costi questo tipo di opere che prevedono un'attività e una, diciamo così, delle opere a raso non possono essere utilizzate le nostre professionalità amministrative comunali invece di professionalità esterne alla fine della progettazione e della realizzazione. Mi chiedevo se questo fosse possibile e di incentivare questo tipo di utilizzo proprio perché al fine di restringere al massimo i costi di questo tipo di progettualità. Ecco. Pongo all'attenzione tua di tutto il Consiglio Comunale che noi dobbiamo fare conto sempre con i numeri dei dipendenti che abbiamo a disposizione. Per esempio l'ufficio nostro attualmente si sta occupando e si è occupato della predisposizione del progetto preliminare per quanto riguarda il mutuo della nuova rete idrica di tutto il paese. Al contempo sta predisponendo proprio in queste ore il progetto preliminare sull'ampliamento della rete del depuratore. Quindi per le risorse che abbiamo a disposizione in questo momento loro stanno studiando questi progetti e diciamo stanno andando anche oltre rispetto alle potenzialità che possono avere. È logico, l'intenzione nostra è quella di cercare di stimolare sempre più gli dipendenti interni a fare progettazione da questo punto di vista per generare delle economie, però poi dobbiamo sempre fare riferimento a quelli che sono i numeri, le potenziali e anche gli strumenti che gli uffici hanno a disposizione per poter fare questo. Su quest'opera ci tengo a ribadire e a ringraziare i cittadini, perché vedete, quando abbiamo iniziato si è creato un confronto con la cittadinanza e con, in particolare con i proprietari di questi lotti di terreno. Si è partito da un progetto, si è arrivato ad una sintesi che per me rappresenta il massimo del dialogo tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza. I cittadini hanno capito l'utilità di questo investimento, hanno capito l'utilità di addivenire ad una soluzione condivisa con l'amministrazione comunale. Quindi per me è un vanto oggi presentare questa documentazione al Consiglio Comunale, uno perché dimostra
dimostra che tra il Comune e i cittadini ci può essere dialogo per migliorare il Paese. Secondo aspetto, perché andiamo a sopperire in parte ad una lacuna di quel territorio che a me purtroppo era da troppo tempo che stava aspettando questa opera. Se noi andiamo a vedere i parcheggi di Via Libertà, è un'opera che va avanti oramai su tutte le programmazioni politiche da circa 20 anni, perché è un'emergenza su quel territorio. E noi finalmente, in continuità con tutti i percorsi fatti in precedenza, abbiamo ritenuto fondamentale fare quest'opera e siamo stati, tra virgolette, bravi nel dialogo con tutta la cittadinanza e con i proprietari ad ottenere questa cessione bonaria dai cittadini. Quindi mi auguro che l'iter adesso amministrativo dei miei uffici possa partire rapidamente per poter andare a vedere e concretizzare in tempi rapidi questi parcheggi, che sono fondamentali anche per generare progetti futuri su quello che è il nuovo centro storico del Paese. E questo intervento mi vede pienamente d'accordo, in quanto credo che le zone A e B di Lignano siano quelle che soffrono di più della mancanza, appunto, di spazi di parcheggio. Già nella vecchia amministrazione sono stati fatti gli interventi, che sono stati completati in parte comunque in questo mandato, e credo che sia una risposta per i cittadini fondamentale, perché insomma, bene o male, una macchina l'hanno tutti, ma spesso hanno due macchine a famiglia, e quindi il problema dei parcheggi e della circolazione diventa anche tre, sì, diventa fortemente critico. E quindi ben venga, e spero che in futuro, insomma, questo aspetto sia sempre più seguito e incrementato per dare una risposta ai cittadini in termini proprio di vivibilità del centro urbano. Poi le zone nuove sappiamo bene che per legge devono già prevedere gli standard per i parcheggi per verde, le zone B, le zone A ne sono praticamente prive, tranne quelle che sono state rinvenute al momento dello strumento urbanistico, per cui tutto quello che viene fatto in più, anche con una piccola variante, come in questo caso urbanistica, sotto il mio punto di vista è una cosa positiva e favorevole. La votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione della convenzione relativa alle competenze comunali ed alla gestione dei beni oggetto della comunione del Consorzio Punta Verde. La parola al Sindaco. Allora, questo è un punto secondo me storico per un'amministrazione comunale, perché inizia un percorso di chiarimenti delle competenze tra l'amministrazione comunale e porzioni del suo territorio. Oggi portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale la convenzione per quanto riguarda le competenze comunali e la gestione di beni e oggetti della comunione insieme al Consorzio Punta Verde. Questa bozza di convenzione, che io propongo al Consiglio Comunale e mi auguro sia approvata all'unanimità, è stata già approvata dai consorziati del Consorzio Punta Verde in una loro assemblea fatta nel periodo di settembre 2015. Con questa convenzione cosa andiamo a dire? Andiamo a dirimere quelle che sono le competenze precipue dell'amministrazione comunale su tutta una serie di beni oggetti di convenzione. E quindi si va a ribadire con la convenzione la vicenda dell'acquedotto e dell'impianto fognario, che voi sapete chiaramente che noi abbiamo già preso a carico la gestione con delibere di consiglio fatte nel dicembre del 2013, ma al contempo andiamo a stabilire anche, per quanto riguarda in questo caso il territorio di Punta Verde, la presa a carico della proprietà dell'illuminazione pubblica con relativi collaudi precedenti effettuati dall'amministrazione comunale. Contestualmente si vanno a derimere le competenze sulle strade, che è un fattore che in quel territorio ha sempre creato confusione tra la cittadinanza e i relativi soggetti gestori e al contempo l'amministrazione comunale. E si stabilisce chiaramente quali sono le competenze del Consiglio Comunale, quali sono le competenze del Comune e quali sono le competenze dei proprietari delle strade, chiarendo espressamente la natura delle strade, mettendo in evidenza appunto la natura vicinale di queste strade e quindi l'obbligo di compartecipazione da parte dell'ente comunale.
Per quanto riguarda inoltre la segnaletica, si mette in evidenza tutti gli altri aspetti necessari e conseguenti a questi aspetti, così come la vicenda della gestione del verde e del decoro, che è a carico, la gestione del verde in particolare, dei consorziati dell'amministrazione del consorzio. Inoltre si mette in evidenza appunto il tema della sicurezza, impegnando l'amministrazione comunale, come già sta facendo in questo periodo, ne ringrazio pubblicamente il Corpo della Polizia Locale, ad un adeguato controllo di quella porzione del territorio, garantendo anche, lasciando anche ai privati la possibilità di immaginare di fare un sistema di sicurezza privatistico interno sul territorio, sempre nel rispetto alla normativa vigente. C'è un dato di fatto che vi voglio sottolineare al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini presenti, che questa convenzione si basa tutto su delle normative. Quindi fa riferimento per quanto riguarda il codice alle strade, al codice della strada, fa riferimento all'acquedotto e all'impianto fognario, al testo unico in materia ambientale, fa riferimento su tutti la serie degli aspetti prettamente urbanistici e quindi per quanto riguarda la pubblica illuminazione. E quindi è un modo per andare a dimostrare che nelle norme si possono fare le convenzioni e nelle norme si può gestire un bene comune come questo caso. L'ho detto prima, questo è l'inizio, perché a questo poi seguirà a breve anche la convenzione con il territorio di Poggio d'Oro e saranno proposte tali convenzioni anche su altre porzioni del territorio di Rignano Flaminio, che anche qua non si è ben mai chiarito se fossero strade private o strade private aperte al pubblico transito, come poi invece nella sostanza stiamo parlando. E quindi da questo punto di vista è giusto e doveroso per l'amministrazione comunale andare a stabilire queste convenzioni, perché altrimenti nella consuetudine si potrebbe generare il fenomeno che o il comune si disinteressa oppure il comune fa da solo quelli che sono interventi manutentivi. Quando invece si è nella norma e si stabiliscono le convenzioni, si è stabilito con chiarezza la concorrenza e la compartecipazione economica da parte dei proprietari delle strade, ma al contempo si stabilisce anche la responsabilità sui tratti stradali. Questo per me oggi, ribadisco, è un punto importante per il Comune di Rignano Flaminio, perché è l'inizio di un percorso e abbiamo iniziato col Consorzio di Punta Verde, che ringrazio espressamente l'amministratore che si è caricato l'onere di portare già questa bozza di convenzione in assemblea, e devo dire con grande soddisfazione il sottoscritto, perché partecipò in quella data all'assemblea, su 100, ipotizziamo, cittadini, soltanto 2 votarono contrari per motivazioni non tecniche ma motivazioni personali di simpatia verso l'amministratore di Punta Verde o verso il sindaco, ma sinceramente dopo una risata i problemi si superano. Devo dire come preambolo che qualsiasi punto di chiarimento su questa vicenda ovviamente è positivo, nel senso che comunque una volta individuate quelle che sono le decisioni dell'amministrazione su come trattare e come considerare le varie cose, diciamo così, poste in discussione da questo rapporto con i consorzi di Montelarco e zone vicine, non può che migliorare, diciamo così, la gestione sia amministrativa che dei consorzio stesso. È stato deciso quindi di interpretare, cioè di considerare le strade così come riportate in questo, diciamo così, in questo regolamento, e ne prendiamo atto, nel senso che comunque è un inizio, se non altro, di chiarimento di ruoli che comunque è importante. Io ho un'unica perplessità, oltre diciamo così, a un metodo. Gli oneri di manutenzione sono a carico nella misura del 50%, questo mi sembra che sia una delle opzioni che comunque era prevista dalla legge, e quindi è stato scelto questo parametro, previa verifica da parte del comune delle opere effettivamente occorrenti. Ora, secondo me questa è una genericità che può essere un inizio, ma che secondo me può creare una disputa di urgenze, utilità e diciamo così, di gestione sia economica che tecnica di questa questione. Io sarei entrata maggiormente nel merito e avrei in qualche modo articolato di più questo punto. Primo, perché ovviamente stante il fatto che io ho sempre considerato, e voi lo sapete perché mi sono sempre chiaramente schierata sull'acquisizione, diciamo così, di queste zone a livello comunale, quindi insomma sono a favore di questo intervento assolutamente. Però proprio perché ancora non completo e quindi ancora si parla di strada vicinale, quindi comunque di un intervento parziale,
e andando a interferire quindi comunque in un ambito privato, cioè in un rapporto fra un'amministrazione e un soggetto comunque privato, io avrei chiarificato tutto questo, cioè per evitare contestazioni di scelte e di interventi successivi e di eventuali dinieghi all'intervento, perché in effetti il Comune poi si riserva entro 30 giorni di dare una risposta, no? A quelle che sono le richieste del Consorzio. Dovendo entrare nel merito di un regolamento avrei specificato maggiormente tutto questo. Questo proprio per evitare che ci potessero essere poi delle dispute su ciò che poteva essere oggettivamente fatto o non fatto, anche in base alle nostre capacità finanziarie e amministrative. Ecco, questa è la mia cosa. Un'ultima perplessità, ma è una, più che altro una battuta, si parla di decoro e di pulizia delle cunette e delle aiuole a carico, per quanto riguarda i beni del centro, intendete il centro funzionale, polifunzionale? No, del centro proprio del consorzio, perché poi invece successivamente si dice con cadenza almeno mensile il comune provvederà alla rimozione dei rifiuti nelle cunette, quindi non ho capito bene se le cunette le punisce il consorzio o il comune. Se me lo chiarite possiamo procedere al voto. Due chiarimenti. Il primo, la natura delle strade è stata definita, questa è una cosa che in comune probabilmente conoscono in pochi, io ho conosciuto facendo tutte queste riunioni e questi atti. Nel 1983 fu stipulata la classificazione delle strade del territorio del comune di Rignano Flaminio e già nel 1983 tutte le strade, nella stragrande maggioranza delle strade oggetto di questa convenzione, così come le strade di Montelarco, sono state classificate nel 1983 come strade vicinali. Quindi la natura di queste strade già è dal 1983 definita. E poi ci sono le caratteristiche oggettive. Una strada è di proprietà privata perché non è stata fatta la cessione e l'acquisizione a patrimonio comunale. Ci devono essere delle caratteristiche per poter acquisire a patrimonio comunale una strada di questo tipo, con una delibera fatta, se non sbaglio, nel 2007, in cui si definivano chiaramente la grandezza della careggiata, la grandezza del marciapiede, la pubblica illuminazione, una serie di caratteristiche. In questo caso non ci sono e non si è manifestata la volontà da parte dei consorziati, perché c'è bisogno dell'unanimità per cedere la proprietà delle strade laddove le caratteristiche ci fossero. Un altro dato importante, perché è stata scritta in questo modo? Perché io dico che l'amministrazione comunale si deve assumere la responsabilità rispetto a quello che è accaduto negli anni su questi territori e dovrà politicamente assumersi la responsabilità di dire no laddove vengono fatti degli interventi di manutenzione. Quel riferimento c'è principalmente agli interventi di manutenzione straordinaria, quindi la nuova ripavimentazione, perché in ragioni di sicurezza c'è sempre l'obbligo da parte del proprietario o del comune di concorrere immediatamente nella manutenzione e nel ripristino. Ci sono già episodi fatti di recente da parte della mia amministrazione comunale sul territorio, in questo caso non di Punta Verde ma di Montelarco, in cui l'onere, perché comunque sul codice della strada parla chiaro e quindi in termini di assicurazioni e in termini di responsabilità l'ente locale non si può tirare indietro da questo punto di vista. Quindi questo è un modo per dire, cominciamo tutti noi che siamo da questa parte, che non siamo semplici cittadini ma siamo amministratori, a prenderci di responsabilità. Comunque colgo l'appello fatto dal consigliere Mancini. Il 50% è chiaro perché è stato messo, perché è un modo per cominciare, uno, a far meno che ci fossero conflittualità all'interno degli stessi consorziati, perché potranno generarsi delle conflittualità su una via rispetto ad un'altra. È un modo, al contempo, dal mio punto di vista, per andare a ricompensare chi per tanti anni ha pagato semplicemente tanze senza avere mai servizi indietro. Per quanto riguarda invece il decoro delle aiuole, gli chiarisco che il verde sulle gatitoie e sulle cunette lo taglia il consorzio. Se c'è da rimuovere dei rifiuti, quindi invece sono a carico del comune, perché appunto i rifiuti, la raccolta dei rifiuti è comunale, mentre la gestione del verde è di natura privatistica. Compresa la pulizia, si intende non dei rifiuti, ma di quello che ne deriva dallo sfalcio. Allora, ogni intervento di chiarimento nel solco delle normative ovviamente è un dato positivo. Del resto anche, mi ricordo, quando fu asfaltata via dei Montaroni e fu fatta proprio in questa formula,
quindi in cui il Comune compartecipò alla realizzazione dell'asfaltatura e proprio facendo riferimento a una strada vicinale, quindi aperta al pubblico transito ma di proprietà privata, anche quella non aveva le caratteristiche per essere acquisita, perché quelle caratteristiche le definimmo noi con una delibera, sempre facendo riferimento a una norma, perché altrimenti qualsiasi stradina in condizioni pessime, no? Sappiamo bene che il cittadino poi tende sempre a dare quello che è in pessimo stato e che non risponde alla normativa e a tenersi quello che invece fa. Quindi giustamente c'è la norma che fa da spartiacque, questa linea è stata seguita e ben venga la chiarezza e anche il rispetto di quelle aree che chiaramente fanno parte a pieno titolo del territorio comunale, che hanno pagato quindi gli oneri quando hanno costruito Bucalossi, sebbene la norma dica che poi la Bucalossi venga spesa in funzione del piano delle opere, ma quando si pone attenzione proprio a certo tipo di interventi vuol dire che questi interventi rientreranno poi nel piano delle opere di manutentivo negli anni successivi, quindi sicuramente il voto è favorevole. Cado di dire, e lo informo al Consiglio Comunale, che appunto insieme a Montelarco e a Poggio d'Oro nei prossimi giorni, ho sentito proprio ieri l'amministratore del condominio, convocherà l'assemblea per l'approvazione anche loro dello schema di convenzione. Nei prossimi giorni sottoporrò anche, in questa è una situazione un po' particolare perché non c'è questa natura consortile, quindi dovremo trovare con loro un modo per metterli tutti intorno e dargli una natura giuridica anche con i cittadini appartenenti al territorio di Viale Trieste, che è una situazione simile da questo punto di vista, ma che lì c'è un problema perché non sono riuniti con una natura consortile, non sono riuniti in una natura associativa, sono semplici cittadini che sono comproprietari di una strada privata dove la manutenzione straordinaria non viene fatta da tempo, sono comunisti, come dici giustamente, perché da questo punto di vista l'oggetto è della comunione dei beni e quindi bisogna però trovare un soggetto unico, perché poi la legge parla chiaro per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni, perché la legge dice chiaramente noi ci siamo riservati come comune la facoltà di poter sopperire noi a queste lacune, c'è scritto anche in questa convenzione, ma le gare, gli affidamenti devono essere fatti dai proprietari, la legge parla chiaro, e quindi i proprietari devono rispettare una serie di principi e di canoni che sono quelli dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza. In questi casi è semplice perché c'è un soggetto, nei casi in cui invece questo soggetto non esiste diventa molto più complesso. Quindi nei prossimi giorni partirà anche con tutti i cittadini di Viale Trieste un confronto su questo per andare a dirimere anche la vicenda di Viale Trieste. Il mio obiettivo è quello di arrivare a fine consigliatura in cui in Consiglio Comunale abbiamo portato Viale Trieste, Poggio d'Oro, Punta Verde che oggi approviamo e Montelarco.